Benvenuti in un nuovo video. Come vedete dal titolo, questo è lo svuota la spesa Ocean. Non so dove devo guardare, ma vabbè. Quindi questo è uno svuota la spesa Ocean. Come ben sapete, non mi trovo tanto bene all'Ocean, perché soprattutto dove vado io è immenso, quindi vado mirate le cose che mi servono, perché altrimenti devo starci 2-3 ore e il tempo non c'è. Allora, siccome ben vedete lì, ho messo tutte le cose che devono andare in frigo, quindi inizio subito. Allora, ho preso una confezione di albume, sono stata 3 giorni senza albume e stavo morendo. Comunque, ho preso una confezione d'albume dell'Aia, semplice albume, e ho anche lo scontrino, quindi vi dico i prezzi. Allora, ok, albume d'uovo 1,49 euro. E poi ho preso anche la confezione grande da 1 kg, sempre dell'Aia. Allora, io questa qui, quando vado lì la prendo, perché sinceramente 1 kg e un litro di 1 kg, vabbè, un litro costa 2,85 euro, quindi alla fine mi conviene. E quindi alla fine si risparmia 20 centesimi, però è un litro che comunque lo metto lì, lo utilizzo soprattutto io in settimana, faccio spesso i pancake perché mi trovo molto più comoda per la scuola, e allora albume da un litro conviene. Ho acquistato 2 confezioni, queste qui della Active Philadelphia, queste qui io mi trovo bene, non mi ci soffermo, le adoro, e queste qui le ho pagate Philadelphia Active 1,59 euro l'una, e quindi ne ho prese 2, ho fatto scorta perché non sapevo se andavo dal Lidl, non trovo il formaggio quark, io mi trovo bene con la Philadelphia nella pasta, sulle gallette, quindi scorta di Philadelphia. Poi ho preso anche 2 pasta Philo, perché da me non si trova, l'Ocean da me dista, quindi ne ho prese 2, queste qui ho, del marchio Holicon, vabbè, comunque è il marchio che rivende l'Ocean, eccole qui, e ne ho prese 2. Queste qua io prendo, come ben sapete, la pasta Philo perché ha ridotto contenuti di grassi, quindi top. E questa qui l'ho pagata, vedete lo scontrino lungo perché comunque sono andata con i miei, quindi hanno fatto la spesa anche per loro, ma io vi faccio vedere la spesa mia. Allora, l'ho 1,59 euro l'una. Ho preso anche questo yogurt Fage, Total Fage, 0% di grassi. Questo qui è la confezione da 1 kg. Sì, da 1 kg. E l'ho pagato sui 5 euro, se non mi sbaglio, perché avevano finito le confezioni piccoline e quindi mi sono accontentata, ho preso questo. Allora, rispetto allo yogurt della Pathos, questo qua è un po' più formaggioso, si sente di più, è molto più denso. Infatti io, come sapete, faccio sempre le gallette con yogurt, banana e burro d'arachidi. Questo qui risulta un po' più denso, infatti ci aggiungo un goccio di latte. Top. Allora, questo qui ho pagato 5,90 euro ed è 1 kg. Finito il reparto frigo, iniziamo con reparto pasta eccetera. Infatti qui ho il mega bustone. Allora, non so dove metterlo, aspettate. Ok, l'ho appoggiato sulla sedia così è più comodo. Allora, ho preso le patate dolci. Queste qui sono proprio la forma che volevo io, quella proprio patata dolce americana. Spero che esce il vero colore, cioè arancione, ma chissà. Allora, questa qui è 1,230 kg e l'ho pagato 3,06 euro. Quindi all'Ocean trovate le patate dolci. Poi ho fatto scorta di pasta perché l'avevo finita, questa qui integrale, ed è sempre della Barilla integrale fonti di fibra. Come sapete io mi trovo bene con la Barilla, quindi stavolta però ho preso le farfalle, che è la mia pasta preferita. E questa qui l'ho pagata. Allora, l'ho trovata prima, ma non la trovo più. Allora, farfalle integrali 0,99 centesimi, quindi 99 centesimi. Poi ho voluto prendere quest'altro tipo di pasta della Divella, fantasie rustiche, ad alto contenuto di fibre. Questa qui è un'altra delle mie paste preferite. Questa qui sono i ricciolini, noi li chiamiamo i ricciolini di Gesù.
però sono tipo ricciolini e io li adoro. È la mia pasta preferita dopo le farfalle. E questa qui, ho detto che è della Divella, sì? Questa qui, fusilli integrali 89 centesimi. Poi ho comprato anche il riso basmati, l'avevo finito, quindi ho preso questo qui della Curti Riso, eccolo qui, riso basmati, e questo qui, riso basmati, 2,29 euro ed è un chilo. Poi non poteva mancare il mio adorato cioccolato della Lindo, questo qui è 90% cacao, sempre c'è fondente logicamente, eccolo qui. Io mi ci trovo bene, prima se ne prendevo l'85, poi ho preso il 90, mi sono abituata al 90, quindi 90 tutta la vita. Penso che ci fermeremo al 90 però. Allora, questo qui costava... No, non lo trovo. Non lo trovo il prezzo, comunque penso sull'euro, 1,90 euro, non lo so, non mi ricordo proprio. E infine ho preso due confezioni di cereali. È caduto tutto. Meno male che non c'era niente all'interno, vabbè, c'era solo la pasta. Allora ho preso questi cornflakes, fiocchi di mais tostati con 7 vitamine. Questi qui sono marchio Ocean. Eccoli. E per 100 grammi hanno 371 calorie, un grammo di grassi, 0,3 grammi di grassi saturi, 81 grammi di carboidrati, 6 grammi di zucchero, quindi niente, buonissimi. Valori nutrizionali, fibre 3, proteine 8 grammi, sale 1,5. 100 grammi non me li mangerò mai, quindi sempre la metà. E ve li consiglio questi qui se li trovate come valori nutrizionali, però penso che sono buoni, alla fine sono cereali, quindi. E l'ho pagato, Corn Flakes sono 375 grammi, l'ho pagato 1,38 euro. Poi ho voluto prendere questi qui che sono i Special Kellogg's Classic frumento 100% integrale, vitamina D e vitamina B12, ferro, eccoli qui. E questi qui hanno per 100 grammi 375 calorie, 1,5 grammi di grassi, 0,3 grammi di grassi saturi, 79 grammi di carboidrati, 15 grammi di zucchero, 4,5 grammi di fibre, 9 grammi di proteine e 1 grammo di sale. Quindi questo qua ci è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. Questo è il formato grande proprio ed è da 500 grammi e l'ho pagato su 3,34 euro, quindi conveniva e l'ho voluto prendere. E nulla, sì, io vi saluto con questo in mano. E nulla, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!